Signore, guardi, ascolti prima e poi faccio i commenti, è chiaro? Ancora qualcuno vuole l'alibi? Ancora qualcuno vuole l'alibi? E allora lei si differenza di qualcun altro. Lei si accomodi. A differenza di qualcun altro, noi ci abbiamo messo i soldi e la faccia in tutto quello che sta succedendo. Lei si accomodi. No, voglio passare. Momenti di forte tensione tra la dirigenza del Barretta Calcio 1922 e l'amministrazione comunale. Tema del contendere, manco a dirlo, lo stadio Puttilli e l'ennesimo rinvio dell'ultimazione dei lavori dovuto questa volta alla necessità di mulire l'impianto di via Vittorio Veneto di telecamere di videosorveglianza anche all'esterno dello stadio. Un'esigenza maturata su richiesta della Questura che, unita alla realizzazione non ancora avvenuta della cosiddetta linea vita sulla copertura della tribuna, strumento necessario per effettuare lavori in quota, renderebbe complicata da ottenere anche un'agibilità parziale del Puttilli. Ed è a questo punto della discussione che gli animi si sono surriscaldati, in particolare tra il sindaco Cosimo Cannito e il direttore sportivo, nonché ex capitano biancorosso Savino D'Aleno, che ha poi polemicamente abbandonato la riunione. Una volta placatisi gli animi, il sindaco Cannito è riuscito ad ottenere dal direttore dei lavori San Severino l'impegno a consegnare lo stadio entro e non oltre il prossimo 14 novembre, oltre a rassicurare i soci del Barletta 1922 sull'impegno da parte dell'amministrazione comunale a bandire il più celermente possibile la gara per la gestione dello stadio. Tuttavia, restano ancora molto dense le nubi sul futuro del calcio a Barletta, soprattutto alla luce di quanto dichiarato in conferenza stampa dal presidente Mario Di Miccoli e dal direttore sportivo Savino D'Aleno, i quali, unitamente agli altri membri della società ASD Barletta Calcio 1922, hanno chiesto una pausa di riflessione al fine di maturare una decisione definitiva. Inutile quindi avventurarsi in previsioni su di un futuro più che mai ricco di incognite, ma che al tempo stesso resta aperto ad ogni tipo di soluzione. Da un campionato di eccellenza da affrontare con una rosa piena di ragazzini, fino al ventilato ingresso in società di veri e propri pezzi da 90 e alla conseguente domanda di ripescaggio in Serie D.